buonasera a tutti e benvenuti a questa nostra prima diretta, a questo nostro primo esperimento. Parlare di fotografia insieme a Mirko, che tutti voi conoscete, e a tutti gli amici che vorranno rimanere con noi in questa oretta. E intanto sto controllando sul monitor di sinistra se tutto funziona. Fatemelo sapere, perché per noi questo è il primo esperimento. Abbiamo cercato varie piattaforme, però alla fine ci siamo organizzati con Zoom, perché penso che sia una delle migliori piattaforme su cui condividere anche tutti i documenti, che poi le fotografie, e poter interagire direttamente sia con voi sia sulle fotografie stesse che vedremo, o sulla presentazione che vedremo. Mirko, come sapete, è un grande fotografo di montagna, un giornalista, un fotoreporter, ha lavorato in tutto il mondo, specializzato in ambienti montani, in sport estremi anche, alpinista, e quindi ha una grandissima esperienza dal punto di vista proprio del reportage giornalistico, specialmente in ambito outdoor. Ha fatto tantissimi servizi per tantissime riviste, anche per la televisione, e quindi sa esattamente di cosa parlare riguardo appunto su come costruire un reportage fotografico, come scegliere le fotografie, quali sono gli argomenti, come scegliere le fotografie e il tema per il pubblico di riferimento, perché come voi sapete e come noi cerchiamo sempre di ribadire, a seconda del pubblico è il contenuto che poi cambia. E quindi ho piacere riproporre questa sera l'argomento che Mirko aveva trattato nel corso della mia masterclass 2 anni fa a Madonna di Campiglio. Era riservata appunto, Mirko è stato uno dei guest speaker e aveva appunto parlato di reportage in ambito outdoor, in ambito fotografico. Quindi ho avuto il piacere di chiedergli se questa sera poteva ripetere per noi quella conferenza in formato ovviamente ridotto, perché non vogliamo stare qua 3 ore, l'interazione è un po' diversa, però avremo comunque un 40-45 minuti sicuramente interessanti. E poi alla fine voi potete scrivere le domande qui sotto, perché poi magari ne prenderemo qualcuna per fare una sessione di domande e risposte proprio con Mirko. Quindi io vi saluto, ascolto anch'io quello che ha da dire Mirko, che c'è sempre qualcosa, qualche sfumatura che non si coglie e che non ho sicuramente colto, e vi auguro buon ascolto, buona visione, grazie Mirko. A dopo. Ciao Alberto, eccoci qua, buonasera a tutti, visto già che sono collegati molti amici, conosciamo di Devisu, come si dice, mi fa molto piacere che proviamo questo esperimento stasera, diciamo che era un'idea mia e di Alberto questa da un po' di tempo, vista la situazione abbiamo pensato di iniziare in questi giorni questo tipo di attività online, remota, in diretta. Non prendeteci troppo l'abitudine, perché come potrete immaginare produrre contenuti in diretta tutte le volte, tutte le settimane è difficile. Abbiamo avuto un po' di più di tempo del solito, perché come immaginerete siamo fermi da molte attività, e quindi ci siamo dedicati un po' in più a questo tipo di attività qui in diretta. Stasera, come diceva già Alberto, vi parlerò di un argomento che abbiamo già trattato per chi è venuto alla masterclass del 2018 che abbiamo fatto a Campiglio, una settimana in cui si parlava solo ed esclusivamente di montagna, di paesaggio, di fotografia. Nell'argomento principale che ho trattato io è quello, diciamo, del reportage. Il reportage che è uno degli aspetti della fotografia, perché può esserci quella autoriale, quella pubblicitaria, e esiste quella di reportage, che è forse quella più intrigante per molti, perché è quella che utilizza il mezzo fotografico per creare delle storie da portare al grande pubblico. Come iniziamo? Iniziamo che adesso devo schiacciare il bottone e vedere se funzionerà tutto, e Alberto dovrebbe dirmi se funziona. Alberto, dammi un feedback. Perfetto. Perfetto, magari anche se qualcuno ci dà un feedback nei commenti, noi sappiamo, perché noi abbiamo il monitor 27 pollici o 30, su cui io ho anche di fianco il Mac, il telefonino e lo smartphone, funziona tutto, quindi potremo anche iniziare, grazie. Ci date un ok, noi verifichiamo, date un ok ad Alberto. Sì, io la vedo molto bene. Perfetto, allora iniziamo. Allora,
raccontare per immagini, cosa l'ho chiamato raccontare per immagini perché non amo tantissimo dire storytelling, che fa tanto di moda adesso. Preferisco dire le cose come le parli, diciamo, in italiano, cioè raccontare. Raccontare per immagini cosa vuol dire? Raccontare attraverso uno strumento che è forse uno dei più efficaci al mondo, perché se immaginate che se devo scrivere nella lingua che conosco meglio, e risulta difficile per chi non parla, per esempio, l'italiano, comprendere quello che sto scrivendo. Quindi un articolo giornalistico scritto in una sola lingua ha una diffusione molto limitata, solo per quella lingua. La fotografia supera questo recinto e riesce a raccontare a tutti, sostanzialmente, perché chiunque nel mondo è capace di leggere quello che c'è all'interno di un'immagine, cioè riesce a riconoscere il soggetto, riesce a riconoscere quello che si vede. Dicevano tempo fa che se dovevi mettere una didascalia in una foto, voleva dire che quello che c'era al suo interno, il soggetto che era al suo interno, non era abbastanza evidente, non era abbastanza vicino alla notizia. Può essere vero. In molti casi nel reportage non basta infatti una fotografia, ma per raccontare bisogna utilizzarne una sequenza, bisogna utilizzare un certo numero di fotografie per contestualizzare e per arrivare poi in profondo in quello che è la notizia, il racconto che voglio realizzare. Vedete in questa slide, il fotografo è il peggior photo editor di se stesso. Ed è vero, da un certo punto di vista. Bisogna essere molto bravi a scegliere questa sequenza di immagini, a costruire la storia. Come scrivere un libro, bisogna realizzare dei capitoli, bisogna scrivere dei sottocapitoli, mettere delle note a margine, c'è tutta una serie di cose da fare per produrre un libro e che sia interessante. La stessa cosa si fa per un reportage, bisogna selezionare le foto che ho realizzato durante un progetto, un viaggio per esempio, e metterle in sequenza, nelle posizioni giuste, selezionare quelle giuste in maniera che tutto il racconto sia omogeneo, comprensibile a tutti e che effettivamente dia una notizia, a che racconti qualcosa. Quindi ricordatevi sempre questa frase: il fotografo è il peggior fotoeditor di se stesso. Cioè vuol dire che se voi siete stati all'interno della notizia, perché avete viaggiato, perché vi siete trovati in una situazione, scegliere le foto è la parte più difficile di tutto il lavoro. Non tanto produrre le foto, quanto poi selezionarle e costruire la storia. Essendo almeno vissuto quelle situazioni, è chiaro che siamo un po' coinvolti, quindi non è facile dare il giusto peso a ogni immagine per poterla poi selezionare. Spesso succede in agenzia, in ambito professionale, le fotografie per poi costruire un racconto, una notizia, vengono selezionate da una seconda persona che è appunto il photo editor. Ovviamente nel caso nostro, insomma nel caso normale di un fotografo ad esempio di montagna, normalmente la storia viene costruita, il progetto viene costruito dal fotografo stesso, ma non è scontata questa cosa. Come dicevo prima, la fotografia ha diversi approcci. Qui adesso ne ho messi tre, dicendo che erano due, ma è un refuso che è rimasto nella slide. Abbiamo la fotografia di ricerca artistica, abbiamo la fotografia per informare, che è quella di reportage, quella che racconta, e c'è una fotografia pensata per un grande pubblico, magari per chi vuole realizzare delle mostre, per esempio. Andando, se ci sono domande, Alberto avvisami. Allora, come dicevo prima, è una sequenza di un reportage, è sostanzialmente una sequenza di immagini. Non c'è scritto da nessuna parte quante queste immagini devono essere. L'importante è che siano più di una, ovviamente, perché sennò parliamo chiaramente di un'immagine singola, che è difficile che in un ambito di reportage riesca a coprire tutte le esigenze. La prima cosa importante chiaramente è saper fotografare.
saper fotografare vuol dire che anche prese singolarmente le foto funzionino, seguano una certa grammatica, che vuol dire non solo comporre nei terzi, come sappiamo, esporre correttamente, che sono, diciamo, più o meno cose tecniche, ma avere chiaramente una funzione comunicativa. Quindi se nel nostro caso, parlando di montagna, devo descrivere una cosa che succede in un territorio, come vedete in questa sequenza di immagini dove abbiamo delle persone che camminano, che fanno un trekking, chiaramente non basteranno solo le immagini di paesaggio per raccontare un trekking, ma serviranno diverse situazioni, andranno registrate diverse situazioni. Come vedete, la terza immagine, vediamo degli escursionisti che attraversano un torrente, che attraversano un bosco, sotto una cascata, cioè c'è la componente umana che è necessaria, per esempio, in un racconto di questo genere. Credo sia lampante per tutti che in queste sei fotografie si capisce qual è, diciamo, il racconto, la notizia. Siamo in montagna, ci sono persone che attraversano queste montagne, hanno diverse vicende, devono attraversare un fiume, devono attraversare un bosco distrutto dal vento, sono in giro per fotografare e raggiungono anche una cascata. Chiaramente i racconti possono essere più o meno banali. Adesso qui, negli esempi che ho qua nelle slide, ne ho messi di semplici, proprio per essere chiaro e dare un'idea di quello che stiamo parlando. Chiaramente ci si può complicare la vita a volontà e di trovare diversi temi. Chiaramente il racconto fotografico, il reportage, spesso e volentieri è difficile che si riesca a realizzare per puro caso, nel senso che sto viaggiando e mi trovo davanti a una notizia, mi trovo davanti a qualcosa di interessante. Succede ovviamente viaggiando, però richiede spesso, soprattutto i reportage più complessi, richiedono spesso la conoscenza del luogo, la conoscenza delle persone, per esempio, che abitano quel luogo, e la conoscenza anche della storia di quel luogo. Quindi bisogna pensare a tavolino quello che vogliamo fare, avendo delle informazioni precedenti, e dopodiché andare poi a registrare quello che ci interessa ed è funzionale per la nostra storia. Quindi una sorta di photo editing si fa già inizialmente, si fa ancora prima di partire e andare sul luogo. Bisogna chiaramente avere una buona idea di quello che vogliamo poi realizzare, di cosa vogliamo parlare. Si diceva che se non hai nulla da dire, non hai anche nulla da fotografare. Ed è vero, se non hai... È come se vi chiedessi adesso, hai voglia di scrivere un libro, non ti metti a scrivere un libro buttando delle righe su una pagina, magari scrivendo pensieri a caso in giro per le pagine. Devi pensare prima, devi avere un progetto in testa prima di poter scrivere questa cosa. Io e Alberto abbiamo pubblicato diversi esempi di questi progetti. Per esempio, Alberto ha lavorato molto nel Brenta per la guerra, in questo caso. Nel suo famoso lavoro, che adesso non mi viene il nome perché ne ho troppi in testa. Alberto, il nome del tuo progetto era? Solo il vento. Solo il vento, esatto. Era fatto sul sentiero della pace, tutta la cresta austro-ungarica del Trentino. Esatto, e quello è un cosiddetto progetto fotografico, che può essere anche assimilato. Con pianificazione, tutto, lunga pianificazione, la fotografia è l'ultimo del momento. Esatto, sono sicuro che ci avrei messo 2 anni per creare il progetto, e dopo, in 6 mesi, 7 mesi o un anno, perché se ti servivano tutte le stagioni, hai realizzato poi la parte fotografica. Sì, un anno di preparazione e 2 anni di realizzazione. Esatto, ci vuole del tempo, chiaramente. Quindi più tempo dedico chiaramente alla fase di presentazione, più risparmierò tempo nella fase di poi ripresa, perché saprò già cosa voglio registrare, dove voglio andare a cercare le informazioni che mi servono da fotografare. Chiaramente, superata la fase di registrazione, la parte più fotografica, inizia la parte di photo editing, che è quella più importante nel reportage, perché chiaramente non è che noi pubblichiamo su una rivista 10 fotografie e abbiamo fatto sul posto 10 fotografie. Normalmente, per pubblicare un servizio
10 fotografie, molto probabilmente il photo editor ne ha spulciate almeno un centinaio. Inizia, diciamo, di prima bozza, poi alla fine si va a selezionare per quelle 10 circa almeno 20-25 fotografie. Chiaramente più siamo bravi a selezionare, più meno ha da lavorare poi il photo editor successivamente. Più vogliamo dare un taglio nostro al reportage, meno foto dobbiamo dare al photo editor. Questo è molto importante. Se diamo molte fotografie, è facile che l'altra persona che lavorerà le immagini e le pubblicherà andrà un po' più per la sua strada, avrà più margine di movimento per costruire il servizio, nel caso, per esempio, non so, di riviste di montagna o anche riviste di viaggio. Adesso, io tendenzialmente i reportage nel mio lavoro sono tutti reportage dedicati al turismo, alla vita all'aria aperta legata alla montagna, o al viaggio in territori dove si possono fare delle esperienze all'aria aperta, o il famoso outdoor experience, come se vogliamo dirla all'inglese. Ho preparato alcuni piccoli esempi, qualcuno conoscerà già queste immagini perché si sono viste in questi anni, e questo, per esempio, il primo esempio è questo delle Azzorre, dove l'idea era quella di raccontare un territorio attraverso anche un po' alle tradizioni che sono rimaste sul posto, insomma, le attività silvopastorali che sono ancora presenti in queste isole. Per realizzarlo ci sono dietro 20 giorni di produzione, vuol dire 20 giorni sul posto, che non sono tutti fotografici, ma anzi, normalmente succede, sono 10 alla fine su 20 i giorni dove si realizzano veramente le fotografie per il servizio. Gli altri 10 sono cosiddetti giorni, sono i cosiddetti giorni di scouting. Cosa vuol dire? Che noi arriviamo sul posto e andiamo a verificare, per esempio, nella serie dei paesaggi che serviranno nel reportage, quali sono i punti più interessanti, quelli che descrivono meglio un territorio. Faccio l'esempio qua delle Azzorre: queste sono isole in mezzo all'oceano, dove sono presenti vulcani, laghi all'interno di vulcani o di caldere, nelle caldere dei vulcani, e dove ci sono dei boschi molto particolari. È chiaro che devo trovare dei paesaggi che siano caratteristici e identificativi di quell'area. Mirko, dimmi. C'è una domanda da parte di Eric, che, già che siamo sul pezzo, chiede se i reportage solitamente vengono sempre commissionati oppure è il fotografo stesso che può proporre a una rivista un racconto per immagini, un reportage. Allora, a seconda se sei professionista, se è un rapporto. Sono entrambe le cose, in realtà. Chiaramente col tempo, con gli anni, io sono più di 20 anni che lavoro in questo settore, è più facile che ti capiti la rivista che ti dà un assignment, cosiddetto, cioè ti chiama, conoscendoti, sapendo in che ambienti lavori, ti chiama per avere quel tipo di reportage con quel tuo taglio. Nei primi anni del mio lavoro invece era esattamente il contrario, cioè ero io che investivo del mio tempo, costruivo io dei progetti, trovavo le notizie e andavo poi sul posto, realizzavo il reportage e lo presentavo ai vari editori. Io lo chiamavo il giro delle 7 chiese, perché erano 7 gli editori che normalmente giravo a ciclo, presentandogli le novità, i nuovi reportage che avevo nella mia valigia. Si andava in giro con le diapositive, quindi potete immaginare che lavoro si faceva, cioè si andava in giro con le borse, con magari 10-15 servizi fotografici realizzati durante l'anno, e si proponevano i servizi. Si fa ancora adesso, soprattutto chi all'inizio della sua carriera, insomma, si sta approcciando al mercato, deve proporsi con una sua idea, con dei servizi innovativi, di posti che magari, parlando di viaggio, di luoghi che magari si conoscono meno, o luoghi che si conoscono molto bene, ma ha saputo scovare una storia. Chiaramente dietro il reportage non c'è solo lavoro fotografico, ma c'è un grande discorso giornalistico dietro.
che è molto importante. Cioè, prima di tutto, prima di essere fotografo in queste situazioni qua, sei giornalista, cioè devi trovare la notizia, devi trovare la storia, tra virgolette, riassumerla, quindi raccontarla, cioè averla bene in testa come un racconto, di conseguenza visualizzare le immagini che servono per descrivere quel racconto. È molto importante questa cosa. Tornando a noi, tornando diciamo, a questo esempio di reportage delle Azzorre, vedete, come vi dicevo prima, dovevo raccontare l'aspetto naturale delle isole attraverso, per esempio, un viaggio a piedi. Mi servono chiaramente per un viaggio a piedi delle immagini dove ci sia qualcuno che effettivamente a piedi ci va. Chiaramente si tratta di trekking, e vedete che nelle immagini che ho selezionato qui, quelle sopra, abbiamo delle persone che fanno diverse attività in queste isole, cioè camminare in mezzo alla sabbia, camminare all'interno di un vulcano, per esempio, e le immagini chiaramente poi erano corredate da un testo. Ma se guardate, nelle 8 immagini praticamente sono descritte sia l'attività sia i paesaggi che incontri facendo quel tipo di attività. Un'altra cosa invece diversa rispetto al reportage che vi ho fatto vedere prima è entrare nel dettaglio. Vi dicevo prima, un reportage non è fatto solo di paesaggi o attività, per esempio, sportive, ma è molto più ampio, e qualsiasi cosa si può raccontare. Si può entrare anche molto nel dettaglio di un aspetto, di un genius loci di un luogo. Qua, per esempio, in queste 8 immagini, ci troviamo in Spagna, vicino a Tarragona, dove, vedete nella prima foto, viene presentato un paesaggio lacustre che presenta sostanzialmente delle saline. È un luogo quindi naturale, plasmato dall'uomo. La principale attività di queste saline ovviamente è la pesca. Una pesca molto particolare, perché viene effettuata sia con le reti ma anche a mano, e chiaramente in un reportage, se c'è una notizia di questo tipo, si dovrà ben vedere qualcuno che fa il tipo di attività di pesca a mano. Vedete la persona qua vicino alla barca, infatti effettivamente viene ripresa in azione durante la tipo di pesca, che ovviamente viene effettuata anche con delle specie di trampoli. Se vedete nell'immagine a tutta destra, la quarta immagine in alto, e anche questa è una fase che, se conosci precedentemente, sai che dovrai andare a fotografare. Quindi entrare nel dettaglio vuol dire anche proprio conoscere le persone, entrare in confidenza con loro, perché spesso e volentieri, quando si lavora in questo settore, le notizie, le storie vengono proprio fuori dall'interazione con le popolazioni o con le genti di una località. Ho letto recentemente un libro di Salsa che descrive il paesaggio alpino, per esempio, che è un libro che consiglio a tutti, poi vi metterò il link sul sito. Questo libro fa un'analisi. È uno dei 3 libri che hai presentato su Spirit Montano ieri, mi pare, un altro ieri. Esattamente, sì, infatti volevo condividere quel link poi. È un libro molto interessante per chi è amante del reportage, perché ti dà lo spunto e l'idea di come descrivere le Alpi, che non siano solo paesaggio. È un paesaggio, le Alpi, soprattutto, plasmato dall'uomo, non sono solo un ambiente naturale, è un ambiente naturale che si è modificato nel tempo. E nel tempo si sono create addirittura, si sono cambiati gli aspetti delle valli proprio. Un progetto fotografico di quel tipo è molto interessante, è molto stimolante leggere questo tipo di pubblicazioni per chi ama il reportage. La Salsa, nel suo libro, sostanzialmente descrive quello che è il genius loci delle Alpi. Noi pensiamo sempre alla wilderness, i spazi aperti, le grandi montagne, i trekking lunghissimi, però in realtà lui nel libro entra molto più in profondo, e entra proprio nel genius loci, cioè le Alpi sono una sorta di organismo dove anche l'uomo ha fatto la sua parte. E questo tipo di reportage, io ve l'ho portato adesso in esempio, non nelle Alpi, ma per farvi un po' viaggiare stasera,
nelle isole Lofoten, scusate, non Lofoten, nelle isole Faroe, che sono delle piccole isole in mezzo all'Oceano Atlantico tra l'Islanda e la Gran Bretagna, anzi la Scozia per la precisione. Questo luogo è un luogo che sostanzialmente è stato plasmato dall'uomo, perché esistevano inizialmente dei boschi, ma se vedete dalle immagini che vi sto presentando, di boschi non ce n'è neanche mezzo. E sono solo pascoli, e questi pascoli non sono, alcuni sono naturali, ma la stragrande maggioranza in realtà sono diventati così perché le popolazioni che abitano queste isole si sono dedicate alla pastorizia da quando hanno colonizzato le isole stesse. Quindi lì si produce una delle lane più pregiate che ci sono in circolazione, e tutte le genti che abitano in questi luoghi sono dedite o sono parte dell'indotto dedicato alla pastorizia. Chiaramente si vedranno quindi nel reportage le pecore, si vedrà nel reportage la lana, si vedrà nel reportage le persone che lavorano in quel settore e come vivono nelle loro case, per esempio. Vedete le due prime immagini che aprono questo servizio, aprono un servizio proprio dedicato alle persone che lavorano. Dopodiché si esce dal dettaglio e si va verso invece poi quello che è l'ambiente intorno. Perdona, chiedono, il rapporto con le persone come lo crei, pur avendo, diciamo, così poco tempo, insomma, comunque passi per casa e casa, bussi, saluti, hello. Saluti con hello. Sì, si inizia... no, a parte gli scherzi, mi hanno chiesto il rapporto delle persone, come si crea per entrare in casa nonostante il poco tempo. Non è che puoi vivere una settimana, man mano ti conosci, ognuno ha il proprio modo, volevamo capire qual era il tuo. Beh, chiaramente dipende un po' dalla sensibilità personale, però chiaramente la cosa più devo dire che sinceramente anche per me è una delle cose più difficili, perché non tutti, dipende poi anche dalla loro cultura, non tutti ti vedono con una macchina fotografica e ti dicono ciao, vieni a casa mia a intervistarmi. È molto rara questa cosa. Bisogna un po' entrare in punta di piedi, bisogna far capire alle persone cosa stai facendo, perché soprattutto in zone come queste, che vi vedete in questa foto, le persone sono abituate a un certo ritmo di vita, tutti i giorni più o meno sono simili, non amano stravolgere un po' la loro giornata. Il fatto che tu arrivi con una macchina fotografica e gli chiedi una cosa che per loro è strana, perché la prima domanda che si fanno è ma perché devi farmi delle foto? È giusta e comprensibile quella domanda. Bisogna introdursi e spiegare cosa si sta facendo. Mi è capitato spesso prima ancora di fotografare sono andato a trovare le persone, mi sono fatto vedere un po' in giro. Un aneddoto piccolo che racconto è quello di arrivare in un luogo, non presentarmi con la macchina fotografica e entrare nel bar di quel posto. Posso garantirvi che spesso e volentieri lì si fanno delle conoscenze interessanti e si entra proprio subito nel vivo di quello che lì accade. Bastano a volte 10 minuti dentro un bar per vedere subito che tipo di atteggiamento hanno queste persone, per esempio, nel confronti di uno straniero. Quindi si va pian pianino, bisogna entrare lentamente e far capire agli altri cosa state facendo, perché spesso e volentieri, soprattutto noi che lavoriamo nel viaggio, nel turismo, stiamo promuovendo le loro attività in realtà. L'esempio qua delle Faroe, stiamo promuovendo il fatto che loro producono e vendono lana, quindi hanno tutti i vantaggi, insomma, a raccontare a un giornalista o a un fotografo cosa fanno e farsi fotografare. Però nonostante questo, nonostante l'esigenza, diciamo, che loro possono avere di promuoversi, sono diffidenti spesso e volentieri, quindi bisogna entrarci pian pianino. A me non piace molto come per esempio succede in molti posti, nei paesi poveri, dove molti fotografi, pur di ottenere il reportage, arrivano a pagare le persone, offrono dei soldi alle persone per farsi fotografare. Quella è un'attività che sinceramente non mi piace. Cioè, a me piace aiutare le persone, chiaramente, ma non voglio aiutarle così. Se stiamo viaggiando in un paese dove c'è della povertà, bisogna entrarci ancora più in punta di piede che in un paese magari ricco come possono essere le Faroe. Bisogna studiare bene prima di muoversi, bisogna sempre capire chi vive in quei luoghi.
chiaro, se vado in Namibia dove ci sono solo animali è un po' più semplice, perché tanto non devo entrare in contatto con nessuno se non la mia guida o chi mi viene a prendere nell'aeroporto. Ma se vado, che ne so, in Marocco e voglio fotografare la città di Marrakech, voglio fotografare le persone che tingono le tele, lì devo andare in contatto con le persone per forza. Devo conoscere la loro condizione sociale prima di entrare in contatto con loro. Questa cosa è dipendente per ogni posto dove vado. Bisogna stare molto attenti, ecco, a quello che si fa. Sono altre domande? Intanto? No, prosegua. Vediamo per la fine. Andiamo verso la fine. No, dico, le teniamo per la fine. Hai ancora un quarto d'ora buono. Perfetto. Qua mi chiedono, quando vai in zone non proprio dietro l'angolo, come ti comporti? Lavoro solo per assegnato o cerchi di portarti qualcosa di personale? Cosa intendi con personale? Nel senso, intendi, cioè, se porto qualcosa, se io quando ho l'assignment seguo fedelmente quello che mi si chiede da parte della redazione, o mi chiedi se sono bloccato, insomma, in questa situazione, quindi io non posso metterci di mio. Tipicamente l'attività è bivalente, nel senso che sicuramente chi ti commissiona un lavoro vuole un certo tipo di lavoro, perché faccio un esempio: se stiamo lavorando per National Geographic i servizi devono avere un certo taglio. Se stiamo lavorando, che ne so, per Belle Europa, un taglio completamente diverso, quindi devo conoscere tra virgolette, i vizi di quelle riviste, cioè lo stile di quelle riviste, cosa pubblicano, cosa non pubblicano, che tipo di storie accettano o meno. Quindi ho dei paletti nel lavoro assegnato, ci sono sempre. Come inquadri, che cosa fotografi, come lo fotografi, con che angolo lo fotografi, cosa selezioni prima di portarlo al photo editor, quella è una scelta tua, quindi ci metti completamente di tuo in questo. Una foto che il photo editor non vede è una foto che non verrà pubblicata sicuramente, questo senza ombra di dubbio. Qui vedo un'altra domanda, curiosità: durante i sopralluoghi la macchina la porti comunque con te oppure non ti concentri solo sulla pianificazione? Allora, la macchina la porto sempre con me per un semplice fatto: quando dal punto di vista giornalistico è come andare in giro senza microfono per registrare una intervista, cioè ce l'hai sempre dietro, devi sempre avere qualcosa che possa registrare, perché non si sa mai, okay? Sei comunque l'uomo giusto nel posto giusto, se capita il momento chiaramente lo devi catturare, quindi sì, ho dietro almeno una macchina fotografica, dietro ce l'ho, ma ce l'ho sempre anche quando non sto lavorando, se devo dirvelo con sincerità, o meno una macchinetta piccolina dietro che sia in grado di registrare un'immagine, ce l'ho, perché sono in giro, quindi può anche cadermi qualcosa, posso trovarmi nel mezzo di una notizia senza volerlo, quindi dovrei essere pronto per registrarla se mi interessa quel tipo di notizia. Qua mi chiedono ancora, al di fuori dell'assegnato? Beh, al di fuori dell'assegnato faccio quello che mi pare, sostanzialmente. Se devo dirvelo con sincerità, vado in giro con una vecchia Nikon FE a pellicola in bianco e nero. Non lo faccio spesso perché non ho tutto questo tempo, però se devo fotografare per me, mi scatto delle foto in tutta tranquillità e solo esclusivamente le foto che a me interessano, e non ho la pretesa che piacciono agli altri, perché non devono, dal mio punto di vista non è che devono comunicare niente, sono mie e basta, quindi è un modo di fotografare molto personale, di cui ogni tanto si vede qualche mostra, perché sono progetti comunque molto lunghi. Tornando al, vedo se guardo se ci sono altre domande qua, no, vado avanti. Entrare nel dettaglio, vi dicevo, si fa in molti modi. Genius Loci, per esempio, è un altro servizio, ad esempio, è questo, che ho fatto con l'amico Claudio Pia. Qui si racconta una vecchia storia passata di miniere in Val Graveglia. Sono reportage, chiaramente, dove bisogna essere attrezzati in un certo modo e sapere cosa si sta facendo, perché cominciamo a entrare un po' più nell'estremo, perché entrare in una miniera, ovviamente, non è da tutti i giorni, e bisogna prendere le cautele corrette per poterlo fare e le giuste autorizzazioni, però si può costruire un servizio
molto interessante su come, per esempio, si lavorava un tempo in questi posti molto ostili. Questa è una maniera di manganese abbandonata, chiaramente, che però fa parte del genius loci di un'intera valle, che adesso è disabitata sostanzialmente perché la miniera non lavora più. Andando verso la fine di questa chiacchierata, oltre al discorso, raccontiamo per le immagini, costruiamo un reportage, troviamo la notizia, assumiamo tutte le idee del progetto, le mettiamo insieme in fotografia, ci sono poi degli schemi un po' da seguire, che dipendono molto da se ti hanno assegnato il lavoro, se non te l'hanno assegnato, e quindi i famosi paletti che mi si chiedevano prima. Chiaramente quando si realizza un reportage, anche se si sa dove deve andare quel reportage, su che rivista deve andare o su che sito deve andare, perché ormai si lavora in digitale spesso e volentieri, quindi cioè non in digitale fotografia ma si lavora online, ci sono delle cose da seguire, delle regole un po' da seguire, che però sono molto varie e dipendono molto dalle testate. Vi faccio sempre un esempio abbastanza banale. Se io scatto delle fotografie perché, che ne so, il mio progetto prevede di pubblicare nelle stories di Instagram, perché chiaramente posso chiaramente lavorare anche a quel livello lì, a livello di come reportage, le storie di Instagram, per esempio, sono verticali. Quindi, se io devo scattare foto, se devo selezionare soprattutto foto da mettere lì, dovrò mettere tutte le immagini verticali, dovrò avere le immagini che compongono la mia storia devono essere tutte verticali, se no sul telefonino non riuscirò mai a usarle a pieno. È chiaro che in fase di riproduzione, in fase di realizzazione sul posto, non scatterò solo fotografie verticali, perché come qualcuno mi chiedeva, quando scatto le foto, soprattutto se non so dove vanno a finire, cerco sempre di creare diverse versioni di quelle fotografie lì. Per esempio nelle riviste possono essere sia verticali che orizzontali le foto, perché se voglio fare una doppia pagina va benissimo un orizzontale, ma se per esempio si usano molte singole su una rivista serviranno molte fotografie verticali, quindi sono abbastanza libero, no, di avere soggetti diversi nel caso di riviste. Quindi cosa faccio? Fotografo sia in orizzontale che in verticale, perché poi se non sono io a selezionare le foto ma lo fa un photo editor, è libero di utilizzare quell'immagine, che ne so, in doppia pagina, in un quarto di pagina, in una pagina intera, ha tutte le libertà, però ha lo stesso soggetto, la stessa situazione in entrambi i formati. Per esempio, se sto scattando, diciamo, per me, per delle mostre, questa cosa, questo problema non si pone. Per esempio posso scattare anche solo foto orizzontali sempre, come faccio vedere per esempio qua, un formato che diciamo, in editoria non si usa praticamente mai, è un formato quadrato. Va benissimo nelle mostre, per esempio, è un bellissimo formato anche per la composizione, però se volete pubblicare su siti, che per esempio i siti web sono tutti in orizzontale, o lavorare per le riviste, difficilmente ci si può proporre con immagini quadrate. È diverso se queste fotografie, non so, vengono stampate per dei libri piuttosto che per delle mostre. In quel caso lì si può tranquillamente scegliere il formato quadrato, è una scelta poi artistica. Proiezioni, le proiezioni, diciamo, i famosi diaporama, sono invece da farsi, secondo me, in orizzontale. Le proiezioni si fanno col computer, il computer tendenzialmente ha un formato orizzontale, quindi se andrò a fare una scelta del mio racconto, delle fotografie per il mio racconto, dovrò per forza selezionare il formato che meglio si adatta al media che devo utilizzare. Il proiettore del computer è in formato orizzontale, tipicamente 16 noni, le immagini dovranno essere composte correttamente per quel tipo di formato, quindi orizzontale, tenendo conto che il formato fotografico, ad esempio reflex, non è 16 noni ma è 2/3, quindi anzi 3/2, diciamo, se diamo l'apporto più lungo prima. Quindi bisogna stare molto attenti, che spesso e volentieri può succedere che una fotografia nel formato computer viene tagliata nella parte più alta e più bassa. Quindi in fase di realizzazione delle immagini, se so che, queste immagini potrebbero un giorno finire in una proiezione, devo tener conto di questa cosa durante la fase di realizzazione, cioè di scatto.
però per esempio non so stare un po' più largo. Come dicevo all'inizio, ma ve l'ho messo anche in slide, un buon reportage si ottiene con un'idea, un soggetto e conoscendo bene la destinazione delle immagini. Parto dall'idea, la posso trovare, la scopro, l'ho letta in un libro, sono migliaia le possibilità che possono accadere durante la vita per realizzare un reportage. Spesso e volentieri si parte da quello che si conosce meglio, che è la propria attività. Dopodiché dall'idea si crea il soggetto, cioè una sorta di sceneggiatura, una sorta di racconto. Si può anche tranquillamente scriverlo. Io spesso e volentieri prendo appunti e mi scrivo tutti i punti salienti di una storia in maniera che la focalizzo e so esattamente quello che devo fotografare poi. Perché è una sorta anche di piccolo film, no? Non dura un'ora e mezza, non è una immagine dietro l'altra, però se riducete un film per scene, potrebbe essere anche un bel esercizio da fare, dovete ritagliare delle scene di un film per descrivere quel film. Vedrete che è un lavoro di riassunto non facile, perché bisogna cercare di includere tutto, togliere ciò che non serve. Quindi quando si dice scrivo il soggetto, devo evidenziare tutte le parti più importanti e dopodiché poi andare a realizzare le immagini. L'ultima cosa, chiaramente, che devo sapere è la destinazione di queste immagini. È una mostra? È una rivista? È un sito web? È una proiezione? È una delle nuove forme che abbiamo nei social, piuttosto che su Instagram, Facebook, Medium, tutti i vari portali che si possono utilizzare per comunicare? Devo saperlo prima. Se non lo so prima perché ho diverse destinazioni, chiaramente dovrò scattare immagini che per lo stesso soggetto, per lo stesso cosa che voglio raccontare, funzionano nei diversi formati, quindi sono molte più immagini quelle che comporranno il reportage intero. Ci sono domande? Io sono verso la fine, Alberto. Anzi, sono la fine, come dire. No, vai pure intanto e poi tra due minuti riprendiamo. No, io sono arrivato alla fine della mia discorso. Se qualcun altro ha qualche domanda, se no tu mandami, dimmi pure le domande che ti hanno fatto. Che ti hanno mandato in questo momento. Eccomi qua. No, mi chiedevano qual è il lavoro di scouting che tu scegli per una notizia piuttosto che un'altra, cioè come ti viene in mente di raccontare le papere che attraversano il deserto oppure gli squali che giocano a pallavolo a Groenlandia, cioè qual è la base di partenza per scegliere un argomento e partire e fare un reportage? Non è che l'argomento lo scelgo, cioè chiaramente sia io che te lavoriamo in montagna, quindi più o meno gli argomenti ce li abbiamo, ma perché fanno parte del nostro corredo personale di esperienza. Quindi molte volte, non lo so, faccio l'esempio, magari se è uno che ti piace correre, a un certo punto conosci un tuo amico che corre pure lui e ha un progetto di attraversare Sahara scalzo per 6 mesi. È una storia da raccontare quella, quindi da lì nasce poi tutto il reportage. E poi c'è comunque il passaggio, sì, può essere interessante, metti in caldo questa cosa, parli con 2 o 3 riviste, ti interesserebbe se io facessi questo, potrebbe interessarti? Allora, diciamo che... Ma puoi piazzare prima il reportage? Allora, se già lavori per una redazione o per un'agenzia... Certo che sì. Allora, conosci le persone di quell'agenzia, sai a che quali tipo di notizie o reportage sono interessati, quindi lavorando, collaborando con loro continuamente, vai a cercarle quel tipo di storie. Cioè, faccio un esempio, se lavori per una rivista che si occupa di corsa, campestre per dire, è chiaro che non è che gli puoi proporre servizi di vela, se lavori con loro continuamente continuerai a proporgli e cercherai notizie riguardanti la corsa. Se lavori per una rivista che si occupa di fotografia naturalistica o di natura in genere, andrai in giro, sapendo che lavori con loro, andrai in giro a cercare notizie che riguardano per esempio gli animali, i pinguini, piuttosto che gli squali che giocano a pallavolo come dicevi te, o cose di questo genere. Man mano col tempo ci si specializza, cioè è chiaro che ad ogni rivista gli va consegnato e proposto del materiale che si inerente a quello che pubblicano. Nel mio caso
se devo approcciarmi con una rivista nuova o con un sito nuovo, prima me lo studio, vedo cosa pubblica, vedo chi pubblica, che cosa e che sono, quali sono i servizi che loro accettano più volentieri, dopodiché vado là a certo, se no si fa un buco nell'acqua, perché se propongo un reportage sulla, su come si costruiscono le lavatrici a una rivista che si occupa di quello, certo. non c'entra niente, ecco, tanto per fare degli esempi strani. Noi, mi chiede Claudio, mi chiede prima Roberto, anzi no, addirittura Angelo, mi chiede prima, la post-produzione la fai tu o la dai all'editor? O magari l'hai già detto, no, non l'ho già detto, la post-produzione non ne ho parlato, ma la faccio io normalmente. Do io il mio delle cose che controllo è anche la post-produzione dell'immagine. Poi chiaramente dipende dove vanno a finire, il foto-editor, lo stampatore o chi per esso ci mette ancora mano, ecco. Quindi non è detto che poi il risultato finale sia esattamente quello che tu hai fatto in post-produzione. Sì, però aggiungo, mentre tu leggi l'altra domanda, che è anche vero che se tu inizi a collaborare con una rivista, collabori anche con il photo editor che ha il suo traffico interno, cioè comunque inizi una collaborazione e loro capiscono qual è il tuo tipo di immagine e tu sai come loro lavorano l'immagine, quindi alla fine è un po' come lavorare con il proprio stampatore, no? Ci sta una collaborazione anche a livello di linguaggio. Allora, mi chiede Claudio, giustamente è una bellissima domanda questa, perché effettivamente molti di voi non lo fanno professionalmente questo mestiere di fotografare. Cosa me ne faccio di un reportage se poi non devo dire niente a nessuno? Oggigiorno è diventato un po' trasversale questa cosa, nel senso che l'attività di fotoreporter in realtà la puoi fare da te, puoi essere editore di te stesso, per esempio, se ti piace raccontare delle cose. Nessuno ti vieta di aprirti un sito web e raccontarle. C'è libertà di stampa nel nostro paese, quindi chiunque può mettersi lì e raccontare qualcosa. Lo può fare scrivendo, come fanno tanti blogger, per esempio, o lo può fare attraverso le fotografie. Quindi come ne faccio di un reportage, sostanzialmente no, può essere questo. Ecco, io volevo dire questo. In un'intervista che ho rilasciato l'altro giorno a Discorsi Fotografici, essendo stato maestro di sci, mi è venuto in mente questo parallelismo che non so se è giusto o... quando i fotoamatori o le persone che non fotografano per professione, quindi hanno un altro, è un altro mondo completamente, tendono sempre a come questa domanda, cosa me ne faccio di un reportage, no? Ma è proprio per il piacere di fare un proprio reportage, raccontare bene un luogo, portare a casa anche per se stessi una buona serie di fotografie. Non è detto che chi viene a imparare a sciare miri per forza ad andare in Coppa del Mondo, vuole imparare a sciare per godersi lo sci, farsi una giornata, una settimana bianca sciando bene, con curve condotte, su una bella pista, tornando a casa soddisfatto. Quello è l'obiettivo, cioè sciare il meglio possibile per divertirsi al meglio, per portare a casa quella che è la sua passione al meglio. Quindi se un fotografo amatoriale, che la stragrande maggioranza delle persone... Aiuto, è andata via la linea. Alberto? Io non ti sento più Alberto, ma mi vedo di nuovo a parlare, non so cosa sia successo. Allora, vedevo qua una domanda di quante foto deve essere composto un reportage. Un reportage dipende da quante notizie ci devono essere all'interno di quel reportage. Alla fine vengono selezionate non più di 15 fotografie, di conseguenza realizzate sono centinaio, 150 foto selezionate, realizzate, che poi vengono mandate in redazione. Chiaramente non sono 150, ma sono quelle che possono servire alla redazione, quindi sono cinquantina.
Dipende molto da che cosa viene richiesto, ecco. Alberto sparito, sì, ed è tornato anche, almeno vorrei sentirlo di nuovo. Ecco, mi senti? Sì, eri andato via, ma ti abbiamo ritrovato. Ogni tanto le linee saltano, qua siamo carichi. Periodo poi è perfetto. Può capitare che tu abbia delle foto e ti venga in mente dopo di proporre un reportage? Diciamo che ho dei reportage nel cassetto da finire che poi proporrò. Non mi è mai successo, diciamo, di riscartabellare le foto e di andare in archivio e trovare qualcosa. Però c'è da dire una cosa, che più passa il tempo, più l'archivio fotografico aumenta delle sue dimensioni. E tante foto che adesso sono attualità diventano col tempo invece documenti storici. Quindi può succedere, come mi è successo non tanto tempo fa, di dover raccontare una cosa interessante sulle Dolomiti, che è i vari crolli che ci sono per il permafrost, che chiaramente ha fatto crollare una delle cinque torri giù dalla Santner sullo Schiller. Ci fu un grosso crollo anche lì anni fa, e io ho documentato in tanti casi proprio di prima persona il crollo, in altri casi sono andato lì a fotografare a fatto avvenuto, e man mano col tempo queste immagini sono finite in archivio e utilizzate in altre cose, in altre situazioni. Mi è successo su richiesta di realizzare un racconto proprio su questo fenomeno che accade alle nostre Dolomiti, sia per il cambiamento climatico che il cambiamento climatico causa questi crolli, e avevo le fotografie per poterlo fare, ma sono tutte fotografie di archivio che tra virgolette erano posteggiate lì e che erano servite per altro, erano servite per singoli reportage di quei luoghi, invece messe assieme hanno creato un'altra storia. Quindi sì, può succedere questa cosa, ma non è, diciamo, la normalità dei casi, ecco. Confermiamo che Alberto è out. No, non era una domanda, direi che non ce ne sono altre, diciamo che abbiamo fatto anche la nostra oretta. Ci sono. Oh, dimmi allora, sono quelle di Best of Dolomites. No, le già passate durante la diretta. Ah. Quindi io dalla mia parte non ho più domande. Non più domande, io dalla mia parte non ne vedo più, quindi direi che vi abbiamo già annoiato abbastanza, come si dice. Si è fatta una certa ora e dopo di noi andrà in onda al TG3, come diceva Marzullo. No, vediamo il tempo per guardarvi qualche film stasera, se avete qualche streaming, o se no ci sono i film di seconda serata che sono più belli di quelli della prima serata, quindi vi lasciamo alle vostre attività. No, c'è una domanda. Domanda per entrambi. Vi è capitato di lavorare nella zona tra Italia e Francia, nel Vallo Alpino Occidentale in provincia di Imperia? Se tu intendi le Alpi Liguri, nel mio caso sì, ci ho lavorato più volte lì, sia in estate che in inverno. Non so, Alberto, se sei stato lì in zona Alpina. No, io no, perché sapevo che c'eri già tu, allora non sono venuto. Mi sei preparata prima questa. grazie mille, buonanotte a tutte. Ciao Claudio, è stato un piacere. Grazie a te, Eric, per la... mi chiedono di cosa parleremo la prossima volta. Sorpresa. La prossima volta adesso noi facciamo il punto. Intanto fateci sapere nei commenti se voi avete sentito bene e visto bene. Poi, in base alla qualità del contenuto, penso che non ci siano dubbi. E soprattutto poi, durante il weekend, noi ci parleremo con Mirko. E lunedì, tra lunedì e martedì, pubblicheremo sulle rispettive pagine nostre, insomma, ci trovate, quello che sarà l'argomento, anche se pensavo che l'argomento potesse essere quello che avete trattato settembre scorso a Intraisas con Cedre. Cosa vuol dire avere una visione dal punto di vista anche del disegno, della fotografia, la visualizzazione? Come portare la visualizzazione fotografica attraverso la visualizzazione, attraverso un disegno, insomma, degli argomenti che voi avete parlato settembre scorso in quei 3 giorni magnifici al Passo. C'è un'ultima domanda, dai, facciamo quest'ultima. No, certo, non ho problemi, sicurati, tanto non dobbiamo andare da nessuna parte, non è che dobbiamo andare. Poi ci cade il satellite. Un'ultima domanda, è arrivata la domanda, sì, avete un reportage in particolare che vorreste realizzare o non siete ancora riusciti? Centinaia, cassetti pieni, guarda, cassetti pieni di reportage da fare, è che bisogna trovare gli sponsor per farli, l'editore. Il tempo,
il tempo è sempre la questione più importante, il tempo è la tranquillità di avere tempo, quindi poterci ragionare, poterci poter capire e poi aspettare che arrivi quell'ispirazione che ti avvia verso il tuo progetto, che sarà poi la linea che tu seguirai durante tutto il progetto, almeno per quanto mi riguarda. Poi la mia è una posizione diversa da quella di Mirko, perché Mirko lavora molto con le riviste, quindi lavora molto sul reportage, quindi se gli viene dato un tempo deve lavorare in quel tempo, mentre io posso permettermi di rinunciare, perché io arrivo da un altro tipo di visione, lavoro molto sulle conferenze, sulle fotografie artistiche, eccetera. E infatti è stato molto interessante. Potremmo anche rifarlo magari online verso la fine, quel workshop che abbiamo fatto 2 anni fa o 3 anni fa insieme allo Zoia in Valmalenco, che si chiamava Doppia Visione. Siamo rimasti insieme 3 giorni con le persone che erano con noi. Il workshop si chiamava Doppia Visione proprio per far vedere come due professionisti lavorano in maniera diversa su un paesaggio in base a quello che sono le loro esigenze, necessità, impegni, assignment, eccetera. Quindi una foto, una composizione, una visione che per me non andava assolutamente bene e neanche per Mirko in quel momento, però Mirko doveva tirarne fuori qualcosa perché la rivista gli aveva virtualmente chiesto di portare a casa delle fotografie per la settimana dopo e quindi ci spiegava Mirko come rendere questo paesaggio in modo ottimale, perché comunque lui si trovava lì in quel momento, in quel giorno, e doveva portare a casa qualcosa che fosse utile al reportage. Ti capita questo? Scusami Alberto. È stato molto interessante. Esatto, in quel caso lì è stato interessante perché chiaramente avendo 2 professionisti hai 2 visioni completamente diverse, anche se si occupano magari dello stesso settore. Nel nostro caso abbiamo anche addirittura pubblico diverso e committenti certo. diversi. Nel caso per esempio del reportage, parlando sempre del reportage, se sei un reportage che lo stai costruendo te hai 1000 libertà, compreso anche il tempo. Se devi lavorare su commissione per qualcuno c'è l'incognita tempo, hai l'ansia di terminare perché hai, non so, 10 giorni a disposizione. Quindi se, come è successo, ne ho simulato in doppia visione allo Zoia in Valmalenco, che è stata una bellissima esperienza, ci siamo trovati che adesso non ci sono le nuvole, non c'è luce, sembra che apparentemente non ci sia nulla, devi portare a casa il reportage, devi portare a casa comunque una storia da quel luogo, ti devi ingegnare, quindi studiare il modo di farlo, e lì è stato divertente da questo punto di vista, è stato molto bello. C'era qualcuno che non so se mi chiedeva, la mia webcam opacizzata, siamo in una sezione di emergenza e come potete immaginare anche la telecamera è di emergenza, quindi è così. Invece Alberto sei metallico, dicono, c'è il microfono di emergenza anche quello. Io sono col Mac 27 microfono integrato, però magari si può migliorare, non lo so, vedremo. Insomma, l'importante è che voi abbiate visto la presentazione, perché poi settimana prossima, quando vedremo le fotografie, l'importante è che, aprendo a schermo pieno, si riesca a vedere, insomma, questo è importante, che la fruizione sia importante per voi. L'importante erano le slide e le foto, il resto è una bella ragazza da vedere, dai, in fondo. Va bene, allora, grazie mille a tutti, vi salutiamo. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso ora, stesse pagine, e poi nel corso, appena dopo il weekend, vi daremo notizia dell'argomento di cui parleremo e dell'ospite che sarà con noi. Grazie okay. a tutti, eravate tantissimi, grazie davvero. Grazie, ciao.